Il pane è l'elemento base dell'alimentazione degli italiani. Vediamo quali svariati nomi e forme assume nelle diverse regioni. Qui siamo in Sardegna. E questo in dialetto si chiama le spianate, panevine, dite con il locale di cose di Ozieri, vero? Pane locale di Ozieri questo. E questa sarebbe carta da musica, oppure Carasaus. Spicchiola un po', vero? Questa è pane a macchina e questa è pane all'olio, lo chiamo noi perché è pane condito. E questa è la pasta sarda. Questo si chiama Turiddi. Panigiocco, I panini come si chiamano in sardo? veramente lo chiamo. Dalla Sardegna passiamo a Chioggia, nel Veneto. Allora un cucco, un artriciocco, un pane di Sant'Antonio, una mantovana, una rosetta, un bullo, Una una scagossa, vedi? stagossa, Monta su. un montassù, una bighetta, Un un foletto. folletto, un filone E e una una stanghetta. stanghetta, Il bossolai. bossolai. Voi avete sentito un lungo elenco di parole attinenti all'insieme della produzione del pane. Questa ricchezza mostra due cose. La prima, l'importanza del pane in tempi passati in confronto all'attuale diminuzione. La seconda, l'impegno, anzi l'amore che si metteva nel mondo casalingo per preparare pane in molte varietà. Adesso le cose sono cambiate, ma non è detto che le parole dialettali muoiano. Fino a tanto che certe varietà di pane sono prodotte anche in forma industriale, le vecchie parole dialettali possono sopravvivere. Se verrà un giorno che cederanno vittime dell'industrializzazione, sarà l'eco fatale, ma non necessaria, di questo cambiamento delle nostre strutture. A Modena avete tanti tipi di pane così. Lo vogliono così. Questo qua si chiama francese, in dialetto noi lo chiamiamo francese. E poi c'è la strega, e in dialetto noi lo chiamiamo stria. Poi c'è la cioppa, un Quello è comune fatto insomma, a a mano o fatto a macchina? mano. E poi c'è il baffo, e poi c'è la crocetta, le crocettine piccoline, il montassù. La cioppa, Il montassù qual è? E questo qua. poi abbiamo le buffette, che noi queste qua li chiamiamo pagnotti, li chiamiamo buffati per essere più precisi. Poi abbiamo il baffo ingrassato, che noi chiamiamo il baffo ingrassè. E abbiamo questo qua che sono una specie, lo chiamano focaccine in generale, ma li chiamiamo noi, li chiamiamo gnocchè. E poi abbiamo il pane al latte, che lo chiamano pane al latte, ma però si chiama veramente pane tipo vienese. Chiamiamo pan vienese, la pagnutaina vienese. E poi abbiamo questo che l'abbiamo definito come una specie di pane che si conserva anche per la domenica, pane un po' più fresco perché con le cose delle doppie, la chiamiamo la pagnotta pane piuma, pan piuma. Il tipo comune, no, non lo vuole nessuno, è vero? Eh sì, Il tipo adesso comune, no. perché vedi, il tipo comune è a richiesta, è un pane che se ce lo chiedono, però noi ce ne sarà una persona su 1.000 che chiede il pane comune. Ma se uno viene dentro proprio che vuole il pane comune, noi come legge, parlando di legge, noi dobbiamo darle il pane a tipo prezzo del pane comune, ma quella è una cosa che è esclusa.